Un pallone, no, è un'altra cosa. Buonasera amiche ed amici della Serie A d'Elite, settima giornata, siamo al Campo Roma, al centro sportivo Romulia. Stanno per affrontare Montagnola con la solita divisa gialla, dall'altra parte il Lokomotiv con la divisa nera e inserti arancioni. Gabrielli va da Ciccalotti, Ciccalotti solo davanti a Macera, Ciccalotti, il tiro, il palo, incredibile, va un passo dal vantaggio la Montagnola, occasionissima per Ciccalotti, si salva la Lokomotiv. Cross in mezzo che diventa un pallone perfetto per la testa di Guidi che anticipa Macera ma spara alto a sinistra dove c'è Reali. Reali punta il diretto avversario, poi scarica centralmente, poi il tiro, attenzione, palo pieno colpito da De La Valle, occasionissima per la Lokomotiv al 25esimo. Provato il numero 15 della Valle. Rimessa laterale battuta in questo momento da Amato. Antolini. Antolini carica il sinistro, poi deviazione di Gaeta. A un passo dal vantaggio la Lokomotiv. Per Nastasi. Palla che rimbalza. Bravo qui il numero 15. Poi Ciccalotti. Ciccalotti. Pallone per Nastasi, Nastasi sto davanti a Macera, miracolo, va un passo dal vantaggio la Montagnola. Ciccalotti, pallone sul destro, il tiro di Ciccalotti, poi palla che resta lì, rovesciata, palo, incredibile, a un passo dall'1-0 la Montagnola con Colacicco. Ciccalotti punta il diretto avversario, si sposta il pallone sul destro, Ciccalotti, è un gol bellissimo, quello del numero 10, 1-0 Montagnola al 22esimo minuto. Guidi, cross in mezzo, pallone che arriva a Ciccalotti, in rovesciata, sfiora la doppietta personale. Qui Nastasi recupera il pallone, Nastasi 2-0 Montagnola, il gol del numero 15, partita virtualmente chiusa quando mancano 3 minuti alla fine del match.